L'ufficio postale di Cepagatti di via d'Attilio Forlani è il primo in Abruzzo che ha attivato un servizio di erogazione a sportello di certificati della pubblica amministrazione. È davvero all'avanguardia il comune pescarese, soprattutto se si considera che è tra i 7.000 comuni italiani con meno di 15.000 abitanti che Poste Italiane ha in qualche modo selezionato per il progetto Polis. Cepagatti è il primo ufficio postale in Abruzzo a erogare i servizi, della pubblica, servizi digitali della pubblica amministrazione che rientrano nell'ambito del modello di servizio Polis. Al momento noi siamo in grado di erogare certificati INPS, quindi il pensionato può recarsi presso i nostri sportelli sfruttando un canale di prenotazione dedicato e richiedere la stampa del cedolino INPS oppure del CUD o dell'OBIS-M. Invece per quanto riguarda i servizi della cosiddetta autonoma giurisdizione, sono servizi che afferiscono al Ministero di Giustizia e consistono nella presentazione dell'istanza di nomina dell'amministratore di sostegno e la richiesta della consultivazione annua dell'operato dell'amministratore di sostegno presso il giudice tutelare. Il nome del progetto, Polis, svela la filosofia di Poste Italiane. Nell'antica Grecia l'uomo era cittadino in quanto partecipe della cosa pubblica e a Cepagatti il contatto con la pubblica amministrazione sarà facilitato grazie alle case dei servizi di cittadinanza digitale, che accorcia il gap tra i piccoli centri e le aree interne, favorendo la coesione economica, sociale e territoriale. Molto semplice fruire di questi servizi, basta andare, recarsi presso il totem e munirsi del biglietto relativo al servizio che si richiede, recarsi allo sportello e poi l'operatore nell'arco di 30 secondi, un minuto, erogherà il servizio richiesto. Il progetto è stato promosso dal governo attraverso il piano complementare al PNRR. Sono già stati realizzati 246 nuovi uffici postali ed entro il 2023 verranno avviati o completati 1.500 cantieri. In Abruzzo saranno 87 quelli che offriranno questa tipologia di servizi, così divisi per provincia: 38 a Chieti, 24 all'Aquila, 13 a Pescara e 12 nella provincia di Teramo.